Turismo Giovanile è stato protagonista a due passi dal centro storico di Rivarolo Canavese, in occasione dello speciale appuntamento che è andato in scena nella serata di giovedì 13 luglio. A tenere banco è stata l'edizione 2023 della corsa denominata In Giro Sotto le Stelle, manifestazione tipo pista che si è svolta lungo le strade della cittadina alta canavesana e che ha visto impegnati gli appartenenti alle categorie esordienti, allievi e juniores. Organizzata dalla società SD Madonna di Campagna, in stretta collaborazione col Comune, la Kermesse ha riportato in auge un genere di competizione che anni addietro è stata fucina di campioni. Il circuito, disegnato tra Via Rocco Aglia, Viale Monsignor Bosio, Corso Italia e Via Carisia, con partenza e arrivo di fronte a Piazza Sunciales, ha impegnato i partecipanti che hanno duellato in una serata dove il meteo ha favorito a pieno lo svolgimento dell'evento. Venendo ai risultati della manifestazione alto canavesana, a livello esordienti maschili il podio è stato completato nell'occasione da Samuele Brustia, Madonna di Campagna, da Enea Bortolotti Barrel, Orange Bike Team e da Lorenzo Favero, ciclistica rostese. Invece nella gara che ha visto protagonisti gli allievi, a mettersi al collo la virtuale medaglia d'oro è stato Giacomo Dentelli del GB Junior Team Piemonte. Piazza d'onore poi per Alberto Veglia, che difende i colori dell'Ardens Cycling Team, mentre la terza posizione è andata a Simone Amenta, il quale corre per il pedale Ossolano. Nella categoria junior a firma di Davide Accatte della ciclistica rostese, che ha primeggiato davanti ad Eric Venturini e Nikita Luini Bernardis, corridori che sono entrambi in forza alla Fagnano Nuova. Mentre dalla quarta alla settima piazza si sono posizionati Brunerini Matteo Grosso, Carlo Bonetto, Giuseppe Cornacchia e Pietro Gruppallo. Nella serata hanno pure gareggiato le ragazze, a livello esordienti primo posto per Francesca Racca dell'Arten Cycling, quindi tra gli allievi il gradino più alto del podio è stato occupato da Sara Ghirello, Team Cicloteca, che nell'ordine ha preceduto Silvia Ricciardi, Anna Calvelli ed Alessandra Borghi.